Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video tutorial su come mettere i pearlescenti un po' su tutti i colori che ci sono allo Santo Scasso. Ma sapete che sui classici non fa mettere il pearlescente, sui metallici non fa mettere il pearlescente e sugli opachi non fa mettere il pearlescente. Per questo c'è una sorta di glitch, un bug ragazzi, e quindi passiamo subito al glitch. Allora, per mettere i pearlescenti sul cromato ragazzi, l'unico pearlescente che si può mettere che è visibile sul cromato è il colore crew. Gli altri pearlescenti non sono visibili sul cromato, quindi sappiate che se mettete un cromato potete mettere il pearlescente colore crew sul cromato. Passiamo ai classici ragazzi. I classici, come vedete, non ci fa mettere il pearlescente. Allora, per mettere il pearlescente sul classico selezionate ovviamente un colore, poi andate su metallizzati, non dovete selezionare nulla, fate cerchio e andate su targhe ragazzi, fate un cambio di targa e ritornate ovviamente nei colori, ritornate in pearlescenti e vi farà mettere il pearlescente che voi volete sul colore classico. Allora, stessa cosa anche per gli altri colori, però lo andremo a vedere, ve lo faccio vedere più volte in maniera che voi capiate. Comunque, come vedete, ci lascerà mettere qualunque pearlescente. Se non fate questo passaggio non ve lo farà fare. Andiamo sugli opachi ragazzi, stessa cosa per gli opachi, selezioniamo un colore opaco, andiamo su pearlescenti, come vedete non ce lo fa mettere, quindi andiamo su metallizzati. Vedete, c'ho un opaco io sotto ragazzi, eh? Andiamo su metallizzati, non selezioniamo nulla, facciamo cerchio per uscire, cerchio cerchio, andiamo su targhe, mettiamo una targa e ritorniamo in verniciature ragazzi. Andiamo su pearlescenti e anche qui avremo l'effetto desiderato, potremo mettere il pearlescente sul, diciamo, sull'opaco. È abbastanza semplice come glitch ragazzi, come glitch, si sa che cazzo ho detto. Quindi passiamo agli altri colori ragazzi. Allora, per mettere per esempio il pearlescente sui colori metallici anche la stessa cosa. Noi per esempio, che ne so, scegliamo un colore metallico, scegliamo, che dire, questo, no? Vediamo. Beh, scegliamo questo. Vabbè, comunque sia, prendete un qualunque metallico, andate su metallizzati, non selezionate nulla, cerchio cerchio, andate su targhe, selezionate una targa, ritornate in verniciature e automaticamente potrete mettere anche il pearlescente sui metallici ragazzi, per creare un colore particolare, una vostra vernice particolare magari che vi piace. E qui avrete tutta la vostra scelta ragazzi. Come dicevo, questo tutorial mi è stato richiesto perché non sapevano come mettere il pearlescente su vari colori e quindi l'ho voluto portare. Ho voluto accontentare questi iscritti che mi chiedevano di mettere i pearlescenti sugli opachi, sui metallici e cazzi e mazzi, insomma. Vi faccio vedere un'altra cosa ragazzi. Allora, se noi per esempio abbiamo mettiamo un colore sul metallico, ok, quando andremo a mettere il colore grigio, adesso ve lo faccio vedere con l'oro ragazzi che magari è meglio, mettiamo l'oro per esempio, se noi mettiamo uno di questi due ori, uno dei due, quando andremo a mettere il colore grigio ci applicherà il colore grigio sul colore oro ragazzi, e quindi avremo quell'effetto pearlescente dorato.
diciamo. Sentite il gatto mio come miagola qui, c'ha voglia di protagonismo pure lui. Quindi ragazzi, mi sembra che il glitch sia abbastanza semplice, è una cosa veramente semplice da fare, anche perché vedete il colore grigio, se mettete per esempio prima un opaco e poi mettete il colore grigio, non ha perlescenza, quindi automaticamente dovete fare un qualcosa. Potete anche metterlo normalmente il perlescente sul colore grigio, però magari era per creare un effetto dorato un po' più bello. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia utile. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.